Here we go for our virtuals of the day. Sì, diciamo, pensavo al pezzo successivo, tastiera, però non credo che ne parlo oggi. Non credo che ne parlo oggi, credo che ne parlo più domani, perché appunto lo caricherò domani quasi sicuramente, spero. Però pensavo a una cosa che, diciamo, di ieri, che praticamente ieri ho visto una guida TV di canali qui italiani. Un canale bello di cinema che guardo talvolta, anzi uno dei pochi canali ormai che guardo in televisione, che si chiama Iris, occhio tra l'altro canale 22, hanno trasmesso alle 9 di sera, alle 21, The Stride Story, il suo Una Storia Vera, Mr. Lynch, e non è che ne parlo così, ne parlo così perché manco a farlo apposta poi. Sì, praticamente ieri sera poi mi sono ho notato una notifica su YouTube, sul mio canale YouTube principale Tastiera, che mi ha commentato un tizio, diciamo, appunto sul mio pezzo, sulla mia interpretazione proprio di un pezzo da una storia vera che risale a gennaio 2021, in occasione, mi sembra, dell'anniversario del film In Italia, negli USA. Caricai questo pezzo e il pezzo è Roses Theme, secondo me uno dei pezzi più belli del film, nonché anche di Angelo Badalamenti, in generale quella colonna sonora, ma anche rispetto a tutti i lavori composti per lei, così come anche in generale la sua carriera. Infatti, secondo me, là si gioca la vera grandezza, guarda la sua collaborazione con Angelo Badalamenti, perché se non una storia vera, quella colonna sonora un po' più diversa, cioè comunque diversa, secondo me, rispetto a quella di altri film che ha lavorato, di cui ha composto le musiche per lei, proprio perché è un po' diversa, un po' diciamo melanconica, un po' più allegra, comunque non è proprio uguale a quella di altri film suoi surrealisti, in fondo quella non è proprio la sceneggiatura sua, diciamo, secondo me lì si gioca tutta la grandezza, la maggiore straordinarietà di Angelo Badalamenti pensando alle musiche per i suoi lavori. Ma comunque, secondo me è veramente una colonna sonora straordinaria, bellissime quelle musiche, appunto, insomma, del country, no? Straordinarie, veramente fanno sognare anche lì. Però praticamente quello che volete dire è che, appunto, manca a fare apposta questo. In realtà ho già ricevuto altri commenti in passato, secondo uno addirittura là suono superbamente il pezzo, suono, sembra un po' esagerato. Comunque, ieri mi ha commentato un signore che voleva praticamente l'ho spartito. Purtroppo io, come ho detto, è impossibile, come gli ho risposto, come ho risposto anche a tanti altri in passato, purtroppo sarò anche tanto bravo, anzi io ho questa grande capacità di praticamente eseguire i pezzi, quasi come gli originali, se non praticamente uguali, siamo lì. Però praticamente non avendo studiato musica, ossia solo 4 anni di privati di pianoforte, diversi anni fa, diciamo 4 anni e mezzo, non avendo titoli e quindi non essendo avendo un diploma musicale, avendo studiato proprio in una scuola di musica in realtà, dopo quegli anni, non ho la capacità di insomma, fare gli spartiti e quindi trascrivere i miei arrangiamenti sugli spartiti. E quindi gliel'ho detto, così come l'ho detto anche altre persone in passato su altri video che mi hanno commentato e volevano gli spartiti. Purtroppo non sono in grado di fare questo, però ho detto mi dispiace tremendamente, vorrei tanto poterti aiutare, ma non mi è possibile. Ho questa grande capacità, ma non ho purtroppo la capacità di trascrivere musica sugli spartiti. L'unica cosa potrei fare, diciamo, i tutorials, cosa che ho fatto molti mesi fa. Sono uscito a fare due tutorial di due pezzi di Mulholland Drive, Il Mind Theme e Mr. Rock's Betty Theme, che ho interpretato appunto anche un po' di tempo fa, però è stata proprio un'occasione unica perché avevo proprio un po' di tempo avanzato per poterli fare, ecco, perché io sono continuamente a caricare nuovi pezzi, nuove interpretazioni mie, è anche quasi difficile pensare ad altri, oltre al fatto che sono impegnato appunto col canale Report, mi toglie molto più tempo, è quasi impossibile per me fare altri video al di fuori le mie interpretazioni da tastiera. E però diciamo lo vorrei fare insomma in futuro, vediamo un po'. Comunque gli ho detto più di questo, diciamo vorrei tanto poterti aiutare, ma purtroppo non mi è possibile. Mi dispiace comunque veramente anche in generale non aver potuto trascrivere altri pezzi, anche ripeto, anche per altri pezzi la gente me l'ha richiesto, il montaggio Front Twin Peaks, di cui tra l'altro sono l'unico interprete. E così come secondo me ci sono altri pezzi come quelli di Return, The Fireman, Accente, Fare quelle teme che. Di cui io lo penso da tempo, la gente non è che non li suona perché non ha gli spartiti, e io praticamente, secondo me, verrei anche pagato, otterrei anche dei bei soldi se mettessi questi spartiti online. Ma purtroppo, ripeto, non ho la capacità di fare, trascrivere la musica. Vado a orecchio, ma sono forse anche perfetto, appunto perché avvicino quasi proprio agli originali. Ma purtroppo
non ho questa possibilità. Sì, e quindi questo, comunque, nel caso avete visto un preview del pezzo, il preview del pezzo, magari video completo sempre in Sì, poi descrizione, diciamo, sto anche pensando di valutare l'idea di vendere la mia musica dopo praticamente quasi 2 anni, più di 450 video, però pezzi sono anche di più, perché in certi video ci sono anche più pezzi. Io penso, direi più di 500 pezzi, anche di più, credo, accumulati in quasi 2 anni, ovviamente, sul canale qui. Diciamo, io appunto stavo valutando l'idea di distribuire la mia musica online. Ora, avendo parlato anche con un esperto, lui già pubblico, insomma, anche un musicista un po' più affermato di me, con qualche anno in più, 5-6, mi ha detto, 4-5, mi ha detto che lui, praticamente, secondo lui, sia i miei audio, che i miei video soprattutto, ma anche gli audio comunque, hanno una qualità bassa. Ora, io comunque, secondo me, non c'è da fidarsi, anche se è più esperto, più affermato, eccetera, perché lui non può sapere anche degli inediti che ho creato, che sono appunto relativi tra l'altro agli episodi di Zeffra di Guanzichini e anche qualche altro video. Ma comunque, secondo me, non ha completamente ragione, per quanto lo rispetto, perché io proverò comunque a distribuire uno di questi distributori, diciamo, molto economici, mi pare 1 euro solo si paga a pezzo caricato, oppure ce n'è proprio un altro gratuito, però di cui mi fido di meno. Comunque proverò a distribuire qualche inizio, proverò a iniziare a distribuire qualche mio pezzo, soprattutto quegli inediti che non sono tantissimi, non sono nemmeno zero, ci sono. In modo tale ad essere sicuro, ho paura che con le cover, addirittura questo sito gratuito, questo portale gratuito, possa essere eliminato il canale YouTube, cui non voglio rischiare. Però io penso che dopo tutto questo, fatica fatta, che non lo sa il lavoro che c'è sotto, pensa che carica solo il pezzo e basta. Nel mio caso è un lavoro madornale, faccio spesso anche le 5, le 6 di mattina. Comunque, voglio provare a caricare appunto almeno dei miei audio di questi pezzi, vedere che succede, se ottengo qualche pagamento. Appunto, io penso comunque, per tutto il lavoro fatto, tentare bisogna farlo, è necessario. Come si dice sempre, tentare non nuoce, e io certamente tenterò, penso, nei giorni successivi, e vedremo anche se appunto otterrò qualche pagamento. Io penso di sì, anche perché a diverse persone piace la mia musica. Io non sono d'accordo con quello che mi ha detto, diciamo, questo ragazzo, appunto, che non sa il piacere che provano certe persone ad ascoltare la mia musica. Comunque, vedremo che cosa accadrà. Io comunque ci proverò. Rischiare, bisogna pure rischiare anche nella vita, senza rischio non si va da nessuna parte. Come si dice a Napoli, un bel detto qua, chi si mette a paura, chi si mette a paura, non si cucca che femmina bella, non va a letto con le donne belle. Sì, e poi vabbè, questo anche, insomma, si potrebbe dire per i giovani, che anche con le donne mature, insomma, chi si mette a paura non potrà mai fare nulla con loro. Questo perché secondo me le donne mature sono, per quanto mi riguarda, molto più interessanti le mie coetanee, che comunque in generale le mie coetanee, a parte qualcuna, sono molto immature e non ti senti appagato su tante cose, almeno personalmente è così, come quando parlo con una donna molto più grande, comunque più grande di me, e mi, diciamo, dà più cose, si vede che puoi avere un dialogo più maturo con lei. Ma questa comunque è il mio rapporto personale con le donne, eccetera. Penso sia da sempre così. Forse ho calcato sempre la tipo in descrizione, non ce la faccio col tempo, però volevo avvisarvi di questa cosa, volevo sapere se qualcuno era contento, che cosa ne pensava, soprattutto a chi vede i miei video una certa costanza, a chi piace la mia musica qui, di pochi iscritti, eccetera. E sì, credo di aver detto tutto. Nel caso inizio a calcare la cosa in mente, ma al solito aggiungo in descrizione. Have a great day again!